Autostrada del Sole, direzione Roma. Mi fermo alla prossima area di servizio, dove ho notato che ho anche la possibilità di ricaricare la nostra Tesla Model 3. Proveremo questo servizio all'interno della rete autostradale. Ok, eccoci qua, vediamo se troviamo questo punto di ricarica per la nostra auto elettrica. Dove sarà? Vediamo un po', qui non c'è, andiamo avanti, questa zona qua, vediamo un attimino, qui no, qui non c'è, vediamo un po', qui non c'è, tra l'altro qui c'è un bel impianto fotovoltaico nel parcheggio dell'autogrill. Qui questo parcheggio qui non c'è. Qua c'è un'area di servizio, carburanti, e eccola qua, qua nell'angolo. No, non ci posso credere. Guardate un po' che stazione di ricarica è questa. No, non ci posso credere. Allora, abbiamo un quadretto con sicuramente una presa industriale interbloccata da 16 A. A questo punto faccio manovra e proviamo se perlomeno funziona. Metto in posizione più vicino alla colonnina, quadretto, via, non proprio una colonnina. Ok, vediamo un attimino queste caratteristiche. No, ci posso credere, ragazzi, è un quadretto di corrente, e comunque qui abbiamo una presa industriale da 16 A. Di qua c'è un'altra presa che non ricordo bene il nome, e qui ci sono dei differenziali degli interruttori bipolari. Dovrebbe ricaricare a un massimo di 16 A. Questa è punto di sosta del ricaricato elettrico. Allora, vediamo un attimino. Quindi ora io, per poter ricaricare a questa presa da 16 A, prendo il mio caricatore che ho in dotazione nella mia Tesla Model 3, però dovrò utilizzare questo adattatore che da 16 A industriale porta asciugo, e utilizzerò questo caricatore portatile che ha una presa asciugo. Ok, quindi io ora inizialmente metto questo adattatore sulla questa presa industriale. Perfetto, vediamo un po' se entra bene. Eccoci qua, presa industriale inserita, attacco interruttore bipolare. Ok, e a questo punto io posso, vediamo, proviamo se funziona, se c'è alimentazione, se c'è corrente. Prendo il mio caricatore Tesla, collego l'asciugo nella presa. Ok, vediamo un po' se c'è alimentazione. Prendo il mio connettore, premo il pulsante, vediamo se si apre. Ottimo, c'è alimentazione. Proviamo a collegare l'auto e vediamo se si ricarica. LED verde, ricarica partita. Sto ricaricando in questo momento a 10 A come impostazione. Potrei aumentarla a 16, ma vediamo un attimino se andrà. Ops, ricarica interrotta. Ok, cosa è successo? Errore, forse 10 A sono troppe, quindi io riscollego il connettore, l'appoggio qua in terra, vado sull'auto e imposto il limite di ricarica, lo abbasso, metto 6 A. Vediamo un attimino se è un problema di potenza.
motivo per cui sgancia. Quindi a questo punto riprendo il mio connettore, rifaccio la procedura, pulsante apre, connetto l'auto e vediamo se riparte la carica. Connettore blu, connettore verde, ricarica. Allora, a questo punto ricarica a 6 A, vediamo se regge. Strana questa cosa che sganci la ricarica pur non scattando nulla come protezione. Quindi io a questo momento sto ricaricando a 6 A perché a 10 A non riesce a mantenere la ricarica. Torniamo qua sull'auto. Eccoci qua. Quindi ora io, per dire, sono al 60% e se volessi ricaricare fino al 100, porto il limite al 100 e vediamo un attimino cosa viene fuori. Quindi io ora sto ricaricando a 1 kW e dovrei stare su quest'area di servizio durante un viaggio. Dovrei stare su quest'area di servizio durante il viaggio. Ma come ho fatto a cadere in una stazione di ricarica del genere? Avendo avuto un aggiornamento alla mia applicazione Next Charger, applicazione che utilizzo spesso per ricercare stazioni di ricarica, al primo riutilizzo dell'app non erano attivati i filtri di tipologia di presa di ricarica. Quindi praticamente l'app ha visualizzato sulla mappa qualsiasi tipo di connessione per poter ricaricare un'auto elettrica, tra cui una presa classica industriale da 16 A. E visto la potenza di ricarica, chiaramente non adatta per stare all'interno di una rete autostradale. Spero che questo video vi sia piaciuto. Per qualsiasi commento, parere o dubbio, se ne avete, lasciate un commento qui sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Un po' di crema solare ci vorrebbe, eh?